Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è risultato ancora positivo al coronavirus nell'ultimo tampone effettuato il 22 luglio, come ha reso noto il Ministero della Comunicazione brasiliano. Bolsonaro è apparso comunque in salute ed è uscito a salutare alcuni sostenitori davanti al Palazzo Alvorada di Brasilia, parlandogli a distanza. Anche il 20 luglio aveva fatto la stessa cosa, mostrando alla folla una confezione di idrossiclorochina con cui si sta curando e togliendosi anche per qualche istante la mascherina. Il presidente, che si è sempre mostrato poco preoccupato del virus e non ha mai incoraggiato i brasiliani ad avere comportamenti responsabili, è risultato positivo per la prima volta al Covid-19 lo scorso 7 luglio. È assistito dalla squadra medica presidenziale e ha fatto sapere che prolungherà le 2 settimane di quarantena e sospenderà i prossimi piani di viaggio. Il Brasile intanto ha registrato un aumento record di casi, 67.860 in 24 ore, 1.284 decessi.